Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan. Video completamente fuori programma, inaspettato, infatti non mi sono neanche preparato, c'è casino fuori, è l'ora di punta, non me ne frega nulla. Sì, suonate, suonate, facciamo festa, motorini, motozappe, bombe, non me ne importa nulla. Ho appena visto la Nintendo Direct in cui è stato annunciato Super Mario RPG Remake. Rifanno Super Mario RPG preso di peso dal Super Nintendo, rimodellato, riprogrammato, aggiornato con la grafica. La grafica di oggi è un parolone, ma modernizzato come sarebbe dovuto essere. La grafica non doveva essere troppo pompata, doveva essere quella, ma doveva dare l'idea di essere originaria del Super Nintendo, e porco boia ci sono riusciti. È stato un trailer brevissimo in cui si vede in realtà poco e niente, eppure in quel poco e niente si vede tutto. La meccanica del gioco è rimasta quella, combattimenti a turni come era Super Mario RPG, colonne sonore, giocabilità, personaggi, Geno, Mellow, Peach, Bowser, ci sono tutti, il gioco è quello. Anche se mi è sembrato di vedere anche qualche piccolo extra, il momento in cui passano sull'arcobaleno, quella era una cosa che, se non ricordo male, era assente. Quindi può anche darsi che siano state aggiunte delle chicche, che siano stati fatti degli aggiornamenti, delle aggiunte in più. Ancora è troppo presto per saperlo, ma ragazzi, io sto saltando per tutta casa come un ragazzino. Quando uscì nel 1996, mi sembra, io stavo in prima media, e quando vidi su quella rivista la foto di questo Super Mario RPG andai fuori di testa. Era il futuro, era il non plus ultra della tecnologia, e ancora oggi mi sono emozionato esattamente come allora, al punto che sono corso a indossare la mia maglietta e a festeggiare. Me lo comprerò il giorno in cui esce. Comincerò a registrare subito una serie su Super Mario RPG. Durante la Nintendo Direct non vi nascondo che stavo così a guardare i titoli che uscivano. Gioco per GameCube, gioco per GameCube, gioco per GameCube, visto, visto, rivisto. Me ne stavo per andare, perché dico tanto, ma poi è uscito questo, ho visto questo e sono impazzito. Dico, non me ne frega più niente di tutto il resto, tutto il resto della Nintendo Direct può andare a farsi benedire, ho visto quello che volevo, sono contento, sono soddisfatto. Solo il pensiero non mi passa per l'anticamera del cervello, l'idea che il gioco potrebbe essere un flop, potrebbe essere una ciofeca. Se si appoggerà fedelmente a quello che è stato per Super Nintendo, io già do il mio già avallo il gioco, già do la mia benedizione, lo comprerò, lo giocherò, lo divorerò letteralmente come non facevo da forse più di 20 anni. Perché sì, uscivano i nuovi giochi di Mario, i nuovi giochi Nintendo, per carità, ero contento, faccio, oh bello, un nuovo gioco, sì sì, ma un'emozione come questa io non la provavo da anni ragazzi. Sto fuori di testa, sto sto impazzendo, sono veramente euforico. Spettacolo. Dunque, quindi niente, questo brevissimo video serviva solo per condividere con voi questi momenti a caldo, ho appena finito di vedere la Nintendo Direct. Ah, a proposito, un'altra cosa ancora, non è tutto da buttare in realtà, escludendo tutta la prima parte, giochi già visti, rivisti, non che io abbia qualcosa contro Pokémon, contro i simulatori all'Animal Crossing, mi piacciono molto, ma ormai sanno di visto, rivisto, rivisto, poi sarà che sto invecchiando io e me so stufato. Quindi questo, dico, per carità, a me sinceramente non interessano granché, ma so che a buona parte di voi magari farà piacere, anche a mia sorella ha fatto piacere vedere un DLC per Pokémon, vedere questi nuovi giochi, ma a me più di tanto non hanno toccato. Comunque, oltre a Super Mario RPG Remake, immagino si chiamerà, poi non so se gli daranno un nome definitivo, ci sono altre due piccole chicche che mi hanno stuzzicato. In primis, sempre in ambito Switch, ho visto che uscirà a breve una riedizione della saga di Metal Gear Solid, e già questo mi ha fatto contento, anche perché
Chi ha visto, chi sta sul mio canale sa che io in questi giorni ho lanciato un sondaggio per decidere quale sarà la prossima serie principale di gameplay. In questo momento che io sto registrando sta stravincendo Super Mario Galaxy 2, come del resto mi aspettavo, contro Metal Gear Solid 2, Final Fantasy 2 e altri giochini, Starcraft. Nulla da fare, Super Mario è sempre il prediletto da voi. E mi sta più che bene, avevo già intenzione di mettere le mani su Super Mario Galaxy 2, quindi ben venga, per il momento sta vincendo, probabilmente vincerà, quindi già mi sono fatto una mezza idea, poi chi lo sa, tutto è possibile. Comunque uscirà questa riedizione di Metal Gear Solid 2, io prima o poi porterò, uscirà questa riedizione della Metal Gear Solid Saga. Io prima o poi continuerò la mia serie di gameplay su Metal Gear, infatti il prossimo che porterò sarà Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, e lo avrei preso o emulandolo su PlayStation 2 oppure dall'edizione per PS3, ero indeciso, però visto che mi hanno fatto questa sorpresa, io sicuramente la saga la comprerò per Switch. È molto probabile che quando arriverà il momento di portare un nuovo Metal Gear Solid mi appoggerò proprio a questa nuova versione per Nintendo Switch. Così tagliamo la testa al toro, ce l'ho pronto, vado e gioco, così potrò portare il 3, potrò portare tutto quello che verrà. Poi ho visto che era anche numerata, mi sembra, saga numero 1, quindi è probabile che poi usciranno anche i capitoli successivi, magari anche il 4, che per il momento resta relegato sulla PlayStation 3. Maledizione, è possibile emularlo, ho provato, ma ancora ci sono parecchi bug, parecchi problemi di emulazione da correggere. Per ora il 4 resta molto lontano. Questo. E poi, per concludere, un'altra chicca, un nuovo gioco 2D di Super Mario. Super Mario Wonders, Super Mario Bros. Wonder, anche quello mi ha stuzzicato parecchio. Un gioco rifatto alla vecchia maniera, ma con tante aggiunte, tante piccole novità che mi hanno stuzzicato non poco. Infatti, inutile dirlo, anche quello sarà mio. Si potrà giocare in cooperativa locale, in 4, c'è la possibilità di giocare addirittura con Daisy. E ci sono tanti power-up nuovi, ho visto addirittura un Mario Elefante, simpaticissimo, e mi ha incuriosito. Se ci riuscirò, quello lo porterò anche in coop con qualche amico, se riesco a riacchiappare Alessio, che in questo momento ha ben altro per la testa perché gli sta per nascere una figlia, quindi per carità, intoccabile, quello ha la precedenza assoluta. Però non è detto che non riuscirò a rapirlo per qualche ora quando sarà il momento, a piazzarlo davanti alla console e a registrare qualche bel gioco insieme a lui. Ragazzi, questo è quanto. Video senza preparazione, senza nulla, non avevo in mente di fare nulla, ma andava fatto. È un momento storico nel mondo dei videogiochi, o perlomeno almeno da parte di Nintendo. Una cosa spettacolare, mi ha fatto un bellissimo regalo, diciamo, dai, un bellissimo regalo e due regali secondari molto molto interessanti. Quindi aspettiamo, io ho già inserito un countdown per l'uscita di Super Mario RPG, sperando, conoscendo Nintendo, che non venga rinviato, che non succeda qualcosa di strano, ma lo sto aspettando con trepidazione, sto veramente fuori dal mondo in questo momento. Va bene, per adesso vi lascio, se ci riesco tra poco registro i prossimi gameplay, forse il gameplay finale di Resident Evil 4, se ci riesco, poi riprenderò Pikmin, ma anche in questo momento sto concentrato su Super Mario RPG, anche se, e questa è una cosa che va detta, se avessi saputo una cosa del genere, probabilmente non avrei tradotto Super Mario RPG per Super Nintendo, non mi sarei fatto un mazzo così per oltre un anno cercando di tradurlo con tutti gli inghippi che ci sono stati di mezzo. Ne sono comunque fiero, sono orgoglioso di aver tradotto di mia mano un capolavoro come Super Mario RPG, però se avessi saputo che c'era in cantiere una cosa del genere, che da lì a pochi anni sarebbe uscito il remake, che mi auguro, spero, sarà in italiano. Se lo fanno in inglese, non lo traducono, veramente sbatto la testa al muro. Spero lo localizzeranno in italiano. E questo avrei aspettato. Questo potrebbe anche lasciarci con un punto di domanda. Hanno riportato Super Mario RPG, un titolo del Super Nintendo. C'è la possibilità, chi lo sa, sogniamo un attimo, che magari riproporranno anche
la Superstar Saga in chiave moderna. Già è successo per Nintendo 3DS, Mario e Luigi Superstar Saga è già stato riproposto in chiave aggiornata. Ma magari un Paper Mario per Nintendo 64 potrebbe anche tornare, che poi alla fine non sarebbe neanche questo grande lavoro, perché anche se lo vedessimo riadattato con l'engine ad esempio di Paper Mario ed il portale millenario, a me andrebbe benissimo. Già il gioco così è bellissimo, Paper Mario. Magari, ecco, tradotto in italiano, magari, visto? Basta che io comincio a metterci le mani e già a Nintendo succede qualcosa. Magari anche tradotto in italiano con una grafica un pochino più aggiornata. Chi lo sa? Potrebbe. Nessuno lo esclude, ragazzi. E stiamo a vedere quello che succederà. Va bene, io chiudo qui questo video. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo prossimamente sul canale per i prossimi gameplay e anche per eventuali aggiornamenti per nuovi trailer di Super Mario RPG. Ciao ragazzi, abbraccione da zio Ivan.